Questa no, come stai comoda tu? Come ti pare? Ma di Cesare non c'è? No, non ci sta. Loreto, Loreto, chiama il consigliere di Cesare che sta fuori così. Non lo vedo. Ah, sta là, sì, no, non l'avevo visto. Allora, signor segretario, possiamo procedere all'appello. Invito i consiglieri a prendere posto. Ianni, Properzi, Giorgi, Mancini Pierluigi. Prendiamo posto che procediamo all'appello, dai, veloci. Prego, signor segretario. Vai. Tutti buongiorno. L'appello allora. Massimo Cialente. Benedetti Carlo. Presente. Per me. Allora. Bernardi Antonello. Sì, stamattina ci vado, appuntamento. Capri Maurizio. Sì, ti faccio sapere, ti faccio sapere. Colonna Vito. Okay. Ciao. Daniele Raffaele. Presente. Deramo Luigi. De Matteis e Giorgio, De Paulis e Tonino, di Cesare Ettore, di Nicola Giuliano, Duranti Adriano, Ferella Daniele, Giorgi Ermanno, Gianni Sergio, Imprudente Emanuele, Liris, Udovici Giuseppe, Mancini Angelo, Mancini Pierluigi, Mauro, chiami Mauro, Masciocco Giustino, Nardantonio Antonio, Padovani Gianni, Palumbo Stefano, Perilli Enrico, Piccinini Alessandro, Lasci di Salvatore, Properzi Pierluigi, Salemma Lì, Antilli Antonella, Spacca Giorgio, Inari Roberto, Vittorini Vincenzo, Kamal Busheib, la seconda chiamata. Massimo Cialente, Bernardi Antonello, Capri Maurizio, Imprudente Emanuele, Liri Seguito Quintino, sì. Padovani Gianni, Rilli Enrico, Piccinini Alessandro, Lasci di Salvatore, Inari Roberto, venticinque presenti, la seduta è validamente costituita. Punto numero 1, interrogazione consigliere comunale Ettore Di Cesare su aeroporto di Parchi. Ha avuto la risposta scritta, è stata anche distribuita. Prego consigliere Di Cesare, le do la parola. Grazie presidente. A 5 minuti, eh? Sì, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, tutti quanti sappiamo che a maggio 2011 c'è stata un'indizione di una procedura aperta per l'affidamento ventennale della gestione dell'aeroporto dei Parchi con determinazione del 7 dicembre 2011 diciamo che è stato convalidato il verbale di gara e la gestione è stata aggiudicata definitivamente
al raggruppamento temporaneo di imprese formato dalla Express SRL e dalla Innovative Solution Italy Consorzio. Allora, nel capitolo 6.3 del bando si prevede al punto E per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari partecipati l'obbligo di sopralluogo assistito in sito e specifica dichiarazione di essersi recati sul luogo di conoscere e aver verificato tutte le condizioni per l'espletamento dei servizi di cui al presente bando, di aver constatato e accertato lo stato degli impianti e delle infrastrutture e l'obbligo di allegare l'attestazione del sopravvenuto sopralluogo. Questo immagino che vi volesse dire che prima di firmare la concessione è chiaro che mi reco, no? Vedo qual è lo stato e certifico che come dire, firmo il fatto che accetto la presa in carico dell'aeroporto che è in quello stato. L'articolo 7,3 della Convenzione per l'affidamento recita che le eventuali migliorie infrastrutturali, le variazioni, gli aggiornamenti e le eventuali nuove costruzioni dovranno essere approvate dall'ENAC previa verifica della confermità degli stessi al piano degli investimenti e al PRG in vigore. Il comma 4 dice che questi lavori qui, cioè le eventuali migliorie infrastrutturali, le variazioni, gli aggiornamenti e le eventuali nuove costruzioni, la realizzazione di queste opere per l'appunto avverrà sotto l'esclusiva responsabilità e a totale carico del concessionario. Il punto 5 prevede l'obbligo per il concessionario di fornire una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di intervento e il relativo piano degli investimenti. Il comma 8 prevede che la società di gestione, comma 8 dell'articolo 7, prevede che la società di gestione contestualmente alla stipula della concessione presenti un programma di intervento comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario. Nel luglio 2011 l'allora assessore Giampaolo Arduini dichiarava la partecipazione dell'Aquila al progetto europeo EURNET, Regional Airports Network, Form a Common Economic Space for the Mobility of People and Goods, e che il Comune dell'Aquila aveva usufruito di un finanziamento di 7.000 euro. Il 3 luglio 2013 la Express in una conferenza stampa annunciava di aver ufficialmente concluso l'iter della certificazione e quindi che l'aeroporto era certificato dall'ENAC. E nel luglio 2013 la società Express ha pubblicato un avviso di gara per la ricerca di personale. Ora, c'è una determina dirigenziale che ha stabilito di procedere, la determina del 2012, 28/12/2012, all'affidamento di un incarico professionale per la verifica completa degli elementi portanti dell'hangar. Con determinazione dirigenziale, sempre, è stato affidato il suddetto incarico per una spesa di 22.965 euro. Con determinazione dirigenziale è stata affidata all'Express la fornitura delle apparecchiature di sicurezza e controllo dei passeggeri per un importo di 33.000 euro. Con determinazione sempre di dirigenziale del 26 marzo 2013 è stato determinato di liquidare all'Express la somma di cui sopra. Le do un altro minuto, prego. Che la sto a leggere, quindi diciamo che devo vedere. Lo so, però non posso. Okay. Le do un altro minuto, se lei la può stringere. Le do due. Vabbè, allora ci stanno tutta una serie di delibere, di determine che, come dire, danno delle dazioni di denaro alla Express. Allora, noi chiediamo di chiarire il perché
il Comune si sia fatto carico delle spese relative all'acquisto delle apparecchiature di sicurezza e controllo passeggeri, atteso che il concessionario Express dovrebbe aver accettato, dopo il sopralluogo assistito, lo stato degli impianti e delle infrastrutture. 1. 2. Di chiarire perché, dopo il sopralluogo suddetto e la relativa accettazione dello stato degli impianti e dei servizi, a maggior ragione in virtù di quanto asserito dall'articolo 4,7 della convenzione di affidamento, il Comune abbia affidato a sue spese l'incarico professionale per la verifica strutturale dell'hangar, di sapere se in seguito all'esito di tale verifica strutturale siano resi necessari degli interventi sulle infrastrutture. L'ho saputo oggi dalla stampa che si sono resi necessari per 600.000 euro, quindi altri 600.000 euro che il Comune dell'Aquila dà in pasto. Di chiarire soprattutto se il programma di intervento comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico finanziario sia stato presentato contestualmente alla stipula della convenzione, e se sì, con quale numero di protocollo, visto che non lo riusciamo a trovare. Di chiarire se tutti gli interventi sono congruenti sul piano regolatore. Di chiarire se in data 3 luglio 2013 l'amministrazione era a conoscenza della mendacità delle affermazioni dell'Express che diceva di aver avuto l'autorizzazione dell'ENAC. Era vero a quella data. Di conoscere e di avere copia della relazione annuale sul piano degli investimenti che l'Express doveva da convenzione consegnare al Comune dell'Aquila, di conoscere che fine abbiano fatto sti 197.000 euro del finanziamento europeo. Io le do un altro minuto, le do, mettiamo il Comune dell'Aquila ad integrazione, perché diciamo che l'interrogazione è stata presentata il 26 novembre 2012, è 13, è in discussione solo oggi, quindi poi sono venuti e che non mancano mai, ad integrazione dell'interrogazione presentata, di chiarire le motivazioni per le quali la delibera di giunta numero 656 del 30/12/2013 ha approvato il progetto preliminare per il potenziamento dell'aeroporto dei parchi e relative infrastrutture per un importo complessivo pari a 2.807.000 euro, visto che le opere in oggetto della delibera dovrebbero rientrare nella fattispecie indicata nell'articolo 7,3 della convenzione per l'affidamento del complesso aeroportuale dei parchi, che come previsto dall'articolo 7,4 della stessa concessione dovrebbero essere sotto esclusiva responsabilità e a totale carico del concessionario. Grazie. Grazie consigliere. L'assessore comunque già ha fatto la risposta scritta, quindi può essere... Vorrei essere breve, ma sinceramente preferisco esplicitare almeno i punti salienti della risposta all'interrogazione del consigliere Di Cesare. Buongiorno a tutti. Vorrei iniziare, ancora prima di rispondere alle domande dell'interrogazione, specificando alcuni punti che riguardano proprio l'oggetto della convenzione che lega il Comune dell'Aquila alla società affidataria Express, perché mi sembra che siano necessari nella spiegazione. L'articolo primo della convenzione, al capoverso primo, recita: l'attività di gestione dell'aeroporto ha per oggetto l'esercizio delle attività aeroportuali, definendo e attuando le strategie e le politiche commerciali più opportune per lo sviluppo dell'aeroporto. Di conseguenza, progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensive dei beni demaniali, ed ogni altra attività a tal fine necessaria, nonché quelle accessorie, fine e complementari, il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente di riferimento e del capitolato di oneri. Naturalmente non vi leggo tutti i punti che potete tranquillamente vedere sulle fotocopie che vi sono state date, e specifico però che la prima fase della convenzione, diciamo, quindi il primo periodo che lega il Comune alla Express,
riguarda solo ed esclusivamente, avrebbe dovuto riguardare, come recita la Convenzione, solo ed esclusivamente le attività di aviazione generale. Nell'offerta che ha fatto il gestore è invece stato al primo capoverso dell'offerta della Express. La Express stessa ci disse: no, io anche nella prima fase non solo farò la domanda per la certificazione ai voli commerciali, ma mi impegnerò per averla, e di conseguenza noi abbiamo visto che anche a distanza di un anno e mezzo dalla stipula della convenzione la Express ha pienamente rispettato quelli che erano le sue promesse, fra virgolette, perché il 23 novembre del 2013 l'aeroporto dei Parchi per la prima volta è stato certificato da ENAC ai voli commerciali. Naturalmente è di tutta evidenza che tutti gli oneri connessi alla gestione della struttura sono a totale carico della società affidataria. Restano a carico dell'amministrazione comunale, naturale conseguenza giuridica riconducibile alla proprietà dei beni in argomento, la realizzazione delle opere necessarie per adeguare la struttura alla vigente normativa. Bisogna poi chiarire che l'articolo 7 della Convenzione, regolante i rapporti fra comune e gestore, fa esplicito riferimento al regime dei beni e politica degli investimenti. Tutto quello quindi che recita l'articolo 7 si riferisce a ciò che avverrà nel futuro per lo sviluppo aeroportuale, tutto a totale carico del gestore. Punto numero 1. La decisione di dotare lo scalo aeroportuale dei servizi di controllo, degli apparati di controllo per i passeggeri, fu deliberata dalla Giunta Comunale il 7 dicembre del 2012 con la delibera numero 436. A questa gara parteciparono tre ditte. La prima, la Gilardoni, che offrì i suoi apparati di sicurezza per 60.000 euro. L'AF Scan 32.760, la EB Elettronica per 40.000 euro. Successivamente, quindi il 7 dicembre del 2011, la ditta AF Scan risultò aggiudicataria della gara. Purtroppo, successivamente, questa delibera di affidamento fu revocata perché la ditta AF Scan si rese irreperibile nonostante numerosi solleciti dell'amministrazione comunale. La Express successivamente diventa gestore dell'aeroporto e si rese disponibile a fornire successivamente a tutto questo, perché la Giunta Comunale nel 2011 disse: provvediamo di mettere in sicurezza l'aeroporto. Anzi, nel 2010 lo stabilì e nel 2011 si arrivò a questa evidenza di gara. Naturalmente, quando è arrivata la ditta Express, noi avevamo già queste tre offerte. La Express si è resa disponibile a fornire allo stesso prezzo della AF Scan, cioè 32.760 euro, un apparato di sicurezza che è quello della Gilardoni e che è presente, è montato lì in aeroporto, che in realtà costa 60.000 euro. Quindi il Comune, facendo due conti, ha preferito avere un apparato migliore, diciamo, allo stesso prezzo di quello che offrì la ditta che poi si è resa irreperibile. Punti 2 e 3 sono quelli relativi allo stato degli impianti. Nel febbraio 2012 ci fu una copiosa nevicata, come tutti ricordano, e la pensilina di raccordo fra le due strutture esistenti in aeroporti subì un collasso, anche perché giustamente la neve era più alta di un metro. In seguito a tale cedimento si è determinata una situazione altamente pericolosa, con possibile compromissione dei due hangar a servizio, e anche in relazione alla base operativa del 118. Mi sento? Scusi. Andiamo. Riposo pure un po' e mi sento. Prego. Posso?
Con l'intervento di somma urgenza si ripristinò la pensilina grullata e, in assenza di qualsiasi documentazione relativa alla costruzione degli hangar, si dispose di dover interdire l'uso delle predette strutture e disporre una verifica delle stesse da parte di un professionista con adeguata capacità tecnica. Per cui venne fuori, dopo questa perizia, che la struttura aveva delle difficoltà statiche anche relative a un ipotetico futuro sisma, anche perché c'era vetustà e degrado diffuso, per cui era irrimediabilmente compromessa le prestazioni in termini di resistenza, stabilità e funzionalità. Come conseguenza quindi giuridica riconducibile alla proprietà dei beni in argomento, gli oneri per l'adeguamento alla normativa sono a carico del Comune. Punto 4. Si chiede appunto se c'erano delle determinazioni dirigenziali con del suo altro ufficio comunale. La risposta è che l'amministrazione comunale non ha sostenuto alcun onere relativo all'acquisto di macchinari. Punto 5 e 6. L'offerta economica presentata, sulla scorta della quale è stato effettuato l'affidamento, prevedeva un primo periodo di start-up degli anni, dal terzo al decimo anno di esercizio, una seconda fase da programmarsi sulla base dei dati acquisiti nel corso dello start-up. La fase di start-up riguarda tutta una serie di lavori che hanno messo in sicurezza e anche hanno migliorato la logistica interna, prevedendo appunto, mettendola in grado di ospitare dei voli commerciali, diciamo. Riguardava implementare le facility mancanti, abilitare lo scalo all'aviazione commerciale, avviare almeno un volo di linea continuativo, avviare almeno un volo di linea stagionale. Gli interventi messi sin d'ora a budget sono stati razionalizzati gli spazi esistenti anche attraverso la trasformazione di parte della zona ristorazione in area operativa front desk, fra cui in particolare l'area accettazioni, arrivi e riconsegne bagagli. Intervento infrastrutturale sull'area airside adiacente all'attuale spazio dedicato all'area check-in per ottimizzazione dei flussi di passaggio di passeggeri relativamente alla security and safety, in ottemperanza alla scheda 3 del Piano Nazionale di Sicurezza. È stata creata all'interno dell'area piccoli uffici per la Polaria e per la Guardia di Finanza. È stato spostato il personale 118 e Corpo Forestale dello Stato in aree appositamente riattate. Trasformazione dell'area foresteria in uffici tecnici e di scalo per garantire la presenza di quanto necessario all'ottenimento della certificazione. Identificazione di specifiche aree esterne all'aerostazione da dedicare ad eventi di aviazione per la promozione del territorio e valorizzazione di prodotti tipici. Oggi, che è il secondo anno di gestione, la proposta progettuale è in avanzata fase di attuazione. Occorre sottolineare che con l'avvenuta certificazione dello scalo all'aviazione commerciale si è resa concreta la possibilità di attivare i voli commerciali. Inoltre l'offerta prevede che nel corso della fase di start-up si procederà ad uno studio di pianificazione della fase 2. L'offerta, in mancanza di dati storici sia sui voli che sui passeggeri, sui voli commerciali che sui passeggeri, poteva prevedere solo opere indispensabili alla certificazione dello scalo e rinviare a successivo momento un piano di investimenti sullo sviluppo aeroportuale. Oggi infatti l'aeroporto di L'Aquila si affaccia per la prima volta sul mercato nazionale come aeroporto commerciale. Quindi l'imprenditore si è riservato, anche a garanzia dell'amministrazione comunale, la possibilità di presentare una programmazione al fine del periodo di avviamento dello scalo, dopo aver acquisito dati sui voli commerciali e sulle potenzialità del bacino di utenza effettivamente orbitante sull'aeroporto.
Naturalmente, dopo aver detto ed esplicitato tutte queste cose su quello che è oggi l'aerostazione, prossimamente, già ne avevo parlato con il Presidente del Consiglio, i consiglieri, avremo l'onore, i consiglieri che vorranno venire a visitare l'aerostazione, saranno ricevuti dal gestore e naturalmente anche da me stessa, ti prenoti, ok? Al fine di visionare effettivamente quello che è stato fatto in questo periodo. Gli interventi eseguiti dal gestore, sopra riportati, attengono sostanzialmente alla razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi esistenti, anche attraverso la trasformazione di parte dell'attuale zona di ristorazione. Questo è quello relativo. Posso anche. È integra i punti 5 e 6. In pratica parla di tutte le attività che sono state fatte dentro la struttura per adeguare la struttura stessa ad ospitare i voli commerciali. Le procedure atte a garantire la sicurezza dei cittadini e gli studi sugli impatti acustici sono ricomprese nella certificazione e sono state presentate dalla società di gestione agli enti preposti, che sono ENAC ed ENAV, che le hanno approvate. Il team di certificazione, in data 28 giugno 2013, dopo un lungo processo di studio e di verifica, iniziato con la richiesta di certificazione avanzata dalla società di gestione, in data 26 marzo 2012 sottoscriveva la relazione finale dell'iter certificativo dell'aeroporto di L'Aquila Preturo con esito favorevole. Sulla base di tale documento che si allega, il direttore generale dell'ENAC in data 25 ottobre disponeva l'apertura dello scalo aquilano ai voli commerciali a far data dal 23 novembre 2013. Quindi la comunicazione del 3 luglio 2013 non era mendace, si basava esclusivamente sulla positiva conclusione dell'iter certificativo dell'ENAC. La società di gestione ha portato a compimento quanto previsto nell'offerta economica presentata in sede di gara, avendo ottenuta in data 25 ottobre 2013 la certificazione dello scalo. Da questa data è possibile programmare concretamente lo sviluppo aeroportuale. Il progetto AirNet è un progetto finanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera IPA-Adriatic e coordinato da Aeroporti di Puglia. L'Aquila ha partecipato a questo progetto, il Comune dell'Aquila, e questo progetto ha come scopo la creazione di una rete permanente di aeroporti regionali nell'area adriatica, allo scopo di realizzare nuove rotte e collegamenti aerei per favorire un miglioramento della qualità del trasporto e della mobilità fra le sponde orientali e occidentali dell'Adriatico. Il progetto in un primo momento aveva avuto un finanziamento più ingente che successivamente è stato ridotto, per cui il Comune dell'Aquila, partendo da un'iniziale somma di 197.000 euro, si è rivisto aggiudicato una somma di 91.800 più 16.200 euro di cofinanziamento nazionale. Come sono stati spesi questi soldi? Intanto 25.000 euro IVA oneri e IVA compresa e IVA e spese comprese sono state utilizzate per lo studio di fattibilità dell'aeroporto, per la mobilità di passeggeri, con particolare attenzione allo sviluppo del turismo e delle merci. Poi 42.000 euro sono stati spesi per un'analisi territoriale della provincia dell'Aquila, comprendente tutti gli aspetti sociodemografici e l'analisi di accessibilità, quello che ho detto prima, cioè lo studio di fattibilità, è stato eseguito in cooperazione con l'Università La Sapienza. Infine è stato realizzato con 24.000 euro un'analisi di mercato, mappatura delle infrastrutture intermodali, analisi territoriale, economica e sociale, elaborazione e definizione delle strategie e piani di investimento dell'aeroporto locale per l'importo appunto di 24.000 euro. La decisione di dare alla ditta la possibilità di pubblicare il bando di gara, l'avviso di ricerca di personale, va cercato nello spirito che la ditta stessa voleva dare, insieme naturalmente al Comune, un'ampia conoscenza del fatto che c'erano dei posti di lavoro per i giovani abruzzesi.
Qualora non si fosse però, mi va di sottolineare questa cosa, se noi non avessimo comunque fatto questa cosa sicuramente dietro le righe ci sarebbe stato detto che si volevano fare le cose di nascosto. In ogni caso ricordo che alla fine del file sul sito del Comune c'era scritto: la società X-Press è quella a cui bisogna rivolgersi per qualsiasi tipo di informazione relativa al bando di gara. Cioè il Comune non ha fatto nient'altro che pubblicare una cassa di risonanza, giusto per questa cosa. L'ultimo punto credo che sia questo, il punto questo è quello integrativo. Le opere sopra richiamate, come già detto per il punto 2 e 3, sono sostanziali per l'adeguamento dello scalo aeroportuale alla vigente normativa e pertanto naturale conseguenza giuridica riconducibile alla proprietà dei beni. Rientrano fra quelle a carico dell'amministrazione comunale e non già quelle ricomprese nell'articolo 7 che è relativo alla sfera del regime dei beni e politica degli investimenti. Vorrei ricordare che in occasione del G8 fu lo stesso generale Massetti, dopo aver messo in condizione lo scalo di Preturo ad ospitare il G8, evidenziò la necessità di completare questi interventi sull'aeroporto di Preturo direttamente con una deliberazione numero 653 del 2009, richiedendo che l'inserimento di questi lavori fosse fra gli interventi previsti con i fondi PORFARS 2007-2013. Tali opere sono state inserite dalla Regione Abruzzo nel predetto strumento di programmazione e finanziate per un importo di 2.807.000 euro. L'approvazione del progetto preliminare è propedeutico alla stimola dell'accordo di programma fra Regione Abruzzo e Ministero competente. Quindi tutto ciò che attiene alle opere strutturali è del Comune dell'Aquila, perché l'immobile è di proprietà del Comune dell'Aquila. Termino queste risposte con delle considerazioni che sono proprie non solo a me come assessore allo sviluppo aeroportuale, ma a tutta l'amministrazione, ricordando che comunque questo cammino di sviluppo dell'aeroporto dell'Aquila è iniziato ad ottobre del 2009, quando dopo aver fatto il G8 e aver inserito la richiesta di interventi appunto nei fondi PORFARS, tutto il Consiglio Comunale all'unanimità ha votato anche con una serie di atti eseguiti poi nel 2010 e anche nel 2011 affinché ci fosse un potenziamento e uno sviluppo dell'aeroporto dei parchi. La certificazione ottenuta è un risultato storico per la nostra comunità. In un momento in cui l'ENAC chiude gli aeroporti minori, la città dell'Aquila ha ottenuto l'apertura allo scalo al traffico commerciale. Se ci ricordiamo il piano Passera, diciamo che il piano Passera afferma che tutti gli aeroporti dovranno varare un piano di riequilibrio economico-finanziario favorendo l'ingresso di capitali privati e il piano incentiverà la formazione di reti aeroportuali fra strutture e infrastrutture omogenee, quindi piccoli aeroporti interregionali a livello territoriale. E a dimostrazione di questo c'è da dire che l'idea che ha avuto il Comune dell'Aquila nell'iniziare un percorso che è completamente innovativo è stato già ripreso da altre piccole realtà, infatti dall'ENAC naturalmente a Lampedusa hanno messo in atto lo stesso tipo di convenzione pubblico-privato che l'aeroporto dell'Aquila, che il Comune dell'Aquila ha già fatto. Quindi è naturale che a questo punto noi siamo in condizione, cioè il nostro aeroporto c'è, esiste sulla carta degli aeroporti italiani e questo è un grandissimo risultato. Adesso stiamo facendo degli incontri e stiamo programmando tutta una serie di interventi a livello territoriale perché è il territorio che deve rispondere per iniziare ad avere dei voli, quindi territorio nel senso di aziende,
territorio nel senso di università e in primis anche per il turismo, anche per il turismo religioso, perché come tutti sanno abbiamo già intrapreso delle, non noi naturalmente, questo tutto il soggetto gestore dell'aeroporto, per il turismo religioso con degli scali verso Medjugorje, Mostar. E quindi appunto ripeto, vi invito tutti, prossimamente sarete invitati per visitare l'aerostazione, augurandoci che a breve intanto, c'è da dire come dicevo, l'aeroporto non può crescere da sole, a breve ci sarà, come ci ha comunicato il gestore, l'annuncio dei primi collegamenti. E è fondamentale che la comunità investa nello sviluppo territoriale. Vi ringrazio, ho terminato. Grazie Assessore, consigliere di Cesare, 3 minuti per una breve replica. Prego. Allora, diciamo che è certificato il fatto che l'aeroporto non costi una lira al comune dell'Aquila, è una fandonia, che ci stanno evidentemente degli investimenti, no? Quindi se si finisce, no? di che non ci costa nulla, eccetera, sarebbe cosa buona, perché è ormai detto e certificato. Allora, diciamo che a me non è che piace molto giocare con le parole, ma se nella convenzione c'è scritto che le eventuali migliorie infrastrutturali, le variazioni e gli aggiornamenti e le eventuali nuove costruzioni sono a totale carico del concessionario, mi si deve spiegare se la cifra di 209.781,06 euro che fa riferimento a adeguamento della recinzione perimetrale esistente non sia un'eventuale miglioria infrastrutturale, che è allora, per adeguarmi alla legge devo fare eventuali e devo fare una miglioria infrastrutturale, no? È un'infrastruttura sì o no quella? Sì. Messa in sicurezza dello strip di volo, interramento del sistema di illuminazione interna, interramento sistema di avvicinamento luminoso, installazione di sistema di radionavigazione per gli aeromobili. Allora, se si dice il comune dell'Aquila non spenderà una lira per questo aeroporto e poi si vede che attualmente ha già speso quasi 3 milioni di euro, no? Io non capisco, cioè capisco fin troppo bene, ma il punto base è fondamentalmente questo, è che la concessione, per come è stata scritta, ha molti vantaggi al concessionario, no? E pochi al comune dell'Aquila, con pochi strumenti di verifica. Nella concessione c'era scritto che bisognava allegare un piano degli investimenti e un piano economico e finanziario. Non mi si può dire, Assessora, che il piano degli investimenti e il piano economico e finanziario è la risposta all'offerta di gara, perché nell'offerta di gara non c'è un piano economico e finanziario, mi faccia finire, e un piano degli investimenti. Non viene detto dall'Express quale sarà il piano degli investimenti e qual è il piano economico e finanziario, perché vedete, l'opposizione nostra è un'opposizione. E da un minuto, Un discorso, studiamo e prima di opporci vogliamo ben capire quali sono le cose. Allora noi quando abbiamo preso in mano la faccenda dell'aeroporto, no? Abbiamo detto vabbè, può essere pure una buona idea, andiamo a vedere qual è il piano di sostenibilità, quali sono le spese e quali sono i ricavi, per vedere se l'investimento che il comune dell'Aquila fa non fosse altro per i 600.000 euro che gli diamo in 3 anni sia un investimento che è sostenibile oppure no, perché qua la faccenda non è aeroporto sì o aeroporto no, è una domanda mal posta, la faccenda è
è sostenibile questo scalo? Allora, in mancanza di dati, perché i dati non ci sono, non ci potevano essere, e allora ci vuole, fa un investimento così a ci vuole, perché senza dati ci vorrebbe il piano industriale senza, guardi un po', no? Allora, senza un piano industriale, che investimento fa il comune dell'Aquila? Spende 600.000 euro senza sapere a che fine andrà. Grazie, è finita. Un minuto. Allora, un minuto, continuiamo a investire 3 milioni di euro senza dati. Perfetto. C'è un'altra cosa. Scusi, non si può. No, è non proprio si... il modo di agire questo. La Express certo che non dà un'affidabilità massima, visto che richiede un finanziamento alla regione che gli viene revocato. Ci avrà provato forse, e questo certo che non mi tranquillizza. Sindaco, lei dice in comunicazioni stampa faremo un referendum sull'aeroporto, no? Ma dico, ma di che stiamo a parlare? Lei prima firma una concessione ventennale e poi dice faccio esimere i cittadini. Insomma, è una cosa al limite, come dire, ormai non mi stupisce più nulla. Quindi la cassa di risonanza del bando, no? E perché dobbiamo dare risonanza solo alle assunzioni di un'azienda privata? Diamola a tutte le aziende dell'Aquilano e... Sì, è finito il tempo, eh? Lo do 2 minuti. Fermo, non ne do più. D'accordo. Grazie. Allora chiudo ovviamente il punto. Ha chiesto di intervenire ai sensi dell'articolo 47 per comunicazioni il consigliere De Matteis. Prego, signor consigliere. 5 minuti. Sì, grazie. Vede, io le ho chiesto di intervenire e la ringrazio perché naturalmente è una concessione che viene fatta, ma credo sia necessario e importante affrontare questo tema. Gli ultimi giorni abbiamo avuto opportunità di leggere, abbiamo avuto anche a noi di poter intervenire, su un argomento che credo sia di notevole interesse, di importanza per l'intera città. Una polemica che francamente sarebbe il caso di chiarire, questo credo sia il luogo più giusto, uno il sindaco, magari l'assessore alla ricostruzione, relativamente alla situazione che riguarda in questo caso l'attività, il ruolo, la presenza e il lavoro dell'ufficio. Paolo Aielli. Come vorremmo capire cosa sta accadendo realmente in merito alla situazione che si sta determinando, e soprattutto siamo perplessi alla luce anche di alcuni aspetti che francamente ci risultano poco comprensibili. Sappiamo che c'è in corso, correggetemi se sbaglio, un bando per l'individuazione di professionisti che dovrebbero concorrere alla realizzazione del nuovo piano regolatore, e ora
non vorremmo che si stia verificando quanto si è già verificato in epoche passate, lì dove la presenza, in questo caso devo dire molto chiara, dello Stato, perché l'ufficio della ricostruzione è il frutto di una intesa intervenuta tra il Comune dell'Aquila e lo Stato italiano, che ha sostanzialmente ratificato quanto chiese il sindaco in occasione, più volte intervenuto in occasione del ritorno all'attività ordinaria di gestione fuori dall'emergenza. Come tutti sappiamo, la norma voluta dal decantato ministro Barca determinò la istituzione di questo ufficio che risponde, come tutti sappiamo, basta leggere l'intesa con il governo e basta leggere gli atti relativi al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ufficio stesso, risponde direttamente al governo. Ora, siamo di fronte a una contestazione nei confronti di un ufficio e di un funzionario che risponde al governo sugli atti della ricostruzione, che viene fatta da chi ha chiesto, ne ha chiesto la istituzione. Quindi credo sia il caso di affrontare, nei limiti di quanto è possibile già oggi, e togliere dubbi sulla volontà di tenere o meno in vita questo ufficio, che come tutti sappiamo non dipende dal Comune ma dipende dal governo, quale esso sia, e soprattutto vorremmo che venissero fugati dei dubbi relativamente alle possibili interferenze che potrebbe avere, e questo magari potrebbe creare dei fastidi, uso un termine eufemistico, potrebbe creare dei fastidi al Comune, alle competenze che ha l'ufficio alla ricostruzione, che l'assessore Di Stefano diceva non essere esistente. Io le vorrei leggere, Presidente, perché credo sia importante che oggi, se ritiene il sindaco, perché sarebbe interessante ascoltare il suo parere su questa situazione. No, non posso aprire il dibattito su questo. No, assolutamente no, oggi no, lo sto dicendo in maniera evidentemente simpaticamente provocatoria, ma credo sia a questo punto necessario che il sindaco chiarisca una volta per tutte che cosa intende fare relativamente al problema. Cioè, adesso il Comune è apparentemente perché c'è il Consiglio di Stato, contro l'ufficio che ha chiesto si istituisse con l'allora intesa e legge del ministro Barca. Leggo soltanto tre righe e termino per chiarirmi quali possono essere, come dire, le competenze di questo ufficio. Tra i compiti che vengono assegnati a questo ufficio, regolamento che è agli atti del Comune dell'Aquila, voluto dal Comune dell'Aquila, articolo 2, compiti dell'ufficio speciale, leggo: collabora con gli uffici del Comune dell'Aquila e delle amministrazioni competenti alla definizione dei piani e al coordinamento degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo economico. Effettua la verifica del piano di ricostruzione dell'intero centro storico del Comune dell'Aquila sugli aspetti tecnico-finanziari e ne attesta la congruità economica. Esegue il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori con riferimento ai profili di coerenza e conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato e ai profili di congruità tecnica ed economica. Appare evidente la presenza dell'ufficio di ricostruzione su tutti gli atti che hanno un riferimento sulla pianificazione urbanistica ed edilizia, sul piano di ricostruzione ed evidentemente anche sugli aspetti attinenti alla prossima realizzazione del piano regolatore. Ora, siccome, caro sindaco, abbiamo avuto il modo nel tempo di discutere sul piano di ricostruzione, la verifica fatta dalle persone nominate al ministro. Un altro minuto, prego. Grazie Presidente, grazie alla gentilezza. Credo sia interessante che lei nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché non vorremmo trovarci di fronte a situazioni kafkiane che abbiamo già vissuto. Qui adesso abbiamo come nuovo nemico il Paolo Aielli, il tanto decantato Paolo Aielli. Prima c'era un tanto decantato Fontana voluto dal sindaco, poi c'è un tanto decantato Aielli voluto dal sindaco e stranamente abbiamo poi i governi che sono contro di noi, e i presidenti del Consiglio contro di noi, i ministri delegati contro di noi, anzi adesso veramente non lo abbiamo neanche, capito chi dovrebbe essere, e non abbiamo conoscenza di chi possa interferire. Magari, sindaco, lo dico simpaticamente, se non avesse citato Barca come auspicio per tornare oggi, forse Barca ci sarebbe e lei sarebbe contento. Barca non c'è, noi siamo tutti contenti che non ci sia Barca, speriamo non ci sia neanche come sottosegretario,
dopo quello che non ha saputo fare per la città dell'Aquila, mi auguro anche che lei termini di aprire il fronte nei confronti di ogni governo, perché ogni volta lei apre bocca nei confronti di ogni governo noi prendiamo regolarmente mazzate, quindi sarebbe il caso che, così come testimoni. Grazie. Punto numero 2, delibera numero 39-19-3-2009, adeguamento destinazione urbanistica del comparto artigianale di completamento sito in località Pile, a seguito di realizzazione di opere di urbanizzazione non conforme al PRG, proposto da ditta Ciammetti Marco ed Elia, di adeguamento cartografico della zona artigianale di completamento di Pile, variante al PRG, ex articolo 10, regione regionale numero 1883, nel testo in vigore, adozione e integrazioni. Io mi permetto di esonerare l'assessore dall'esposizione di questa delibera, perché questa è una deliberazione che aveva per oggetto l'adeguamento delle destinazioni urbanistiche con particolare riferimento all'adeguamento cartografico nella zona artigianale di Pile ed è stata approvata il 19 marzo 2009, dopodiché torna in Consiglio Comunale ben 5 anni dopo, solo perché non risulta di chiara lettura l'accertamento di cui l'articolo 35 della legge regionale 1883, cioè perché non sia stata presentata la dichiarazione di trasparenza prevista appunto dalla normativa regionale. Ma ovviamente i proponenti hanno perso 5 anni, non risulta necessario, secondo quanto si legge in delibera, provvedere all'espletamento delle procedure di trasparenza ai sensi dell'articolo 35 nel testo in vigore, in quanto l'intero intervento ricadrebbe completamente su aree private di proprietà dei proponenti, quindi è evidente che nessun consigliere comunale può avere interesse ad approvare o non approvare la delibera in questione. Quindi si delibererebbe solo di dare atto e non è necessario provvedere all'espletamento delle procedure di trasparenza ai sensi dell'articolo 35 e che la delibera in questione non comporta impegno di spesa. Propongo quindi, esonerando l'assessore dalla esposizione della delibera, di votare per alzata di mano il testo proposto e a voi consegnato in tempo debito. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consiglieri De Matteis, Mancini Angelo, Di Cesare, Liris, Vittorini e Daniele. La deliberazione è Ludovici. La deliberazione è approvata, metto ai voti la provvisoria esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Faccio rientrare l'agenda. Guardate, io vi ripeto, per regolamento è necessario che mi venga data comunicazione del... Suoniamo, intanto che rivengo dobbiamo mettere i voti... sì, questa è una novità, il campanello. No, vabbè, io ho il problema di terminare l'ordine del giorno. Sì, vabbè, ma non mi sembra delibera. Ragazzi, io lo dico subito, io il verbale e la deliberazione sull'area bianca la manderò alla Corte dei Conti oggi. No, prego, si proceda sull'immediata eseguibilità. Prego, sull'immediata eseguibilità abbiamo approvato il punto 2 e ricordo ai consiglieri che quando si esce bisogna dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio per il regolamento, altrimenti si viene considerati presenti.
No, 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 bisogna dare comunicazione per regolamento alla Presidenza del Consiglio, perché non è un luogo dove si può entrare e uscire come si vuole, ovviamente. Altrimenti si è presente, si sceglie. Prego. Sull'immediata esibibilità della delibera mettiamo i voti per appello col sistema di voto normale. Volete o volete? Vabbè, per alzare di mano. Votazione elettronica, prego. Va bene, no, non c'è problema. Aspetta, aspetta, sì. Prego, potete votare. Verde. Grazie. Non hai votato bene. E non mi vota. Un attimo che c'è un problema. Hai messo la scheda? Ecco, ecco, ho votato, votato. E inserite le schede. Ragazzi, dobbiamo votare. Non ha registrato. Come hanno votato? Allora, abilitati al voto 16, votanti 13, a favore, non votanti 3. La deliberazione sì, è passata 16 ai 16. Perché? No, sono 16. La metà. Perché? Mezzo, va bene. Vediamolo un po' un attimo. Non è immediatamente 16, no, sono 16 votanti. Scusate, abilitati al voto 16, votanti 13, a favore non votanti 3. No, votanti, scusami, no. Scusate, è inutile che vi arrabbiate, capisco che non volete fare il consiglio, però insomma. Scusi, un attimo solo. Che significa non votanti? Ah, non avete premuto la cosa? Beh, però siete presenti qua dentro. E allora, no, 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 scusate, scusate. O si è presenti o non siete presenti. Consigliere, lei, no, no, no. Lei non è corretto proprio niente. Lei, se non vuole votare, esce dall'aula, si alza ed esce. No, chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Scusa, c'è una questione di rispetto. No, consigliere, non è vero proprio, ma non è la prima volta che succede. Guardate, siccome io non vengo qui a giocare, chi non vuole votare esce dall'aula, come è sempre successo, perché altrimenti io lo conteggio sempre. Voi dovete uscire, da avere il coraggio di uscire dall'aula. Allora, io... No, 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 scusate. Ho capito, ma non è mai successo che uno non ha votato dentro. Non ha votato. Se sta in aula. No, 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 scusate. Io non impazzisco. Ma su, non si può fare. Ma non si può fare. Ma non mi interessa, però uscite dall'aula e non ho i numeri. Ho capito. Uscite dall'aula e non ho i numeri. Guardate, non c'è alcun problema, io adesso, voi uscite dall'aula, io vedo i presenti e gli assenti. Sì, sì, assolutamente. Voi dovete uscire dall'aula. Vabbè, io rimango qua, vediamo, tanto guardate. Allora, i consiglieri, non si può fare. Dovete uscire. Voi dovete uscire e comunicarlo al Presidente per regolamento, guardate. Prego, uscite dall'aula, dai. Prego. Dovete, no, per me, no, no, consigliere, questo, quando voi sarete Presidente, così farete come vi pare. Fuori dall'aula, per favore. Per favore, scusate. Anche voi. No, 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 no. Non ci stanno lo stesso i numeri. Non ci sono i numeri, prego, uscite fuori. Uscite fuori per rispetto dell'aula. È naturale che non ci stanno. Prego, allora diamo inizio all'operazione di voto. Dispongo in ogni caso che venga fatta una comunicazione degli assenti e venga inviato il
verbale del presente Consiglio Comunale unitamente ai risultati della votazione alla Corte dei Conti per quanto riguarda la questione sottostante. Prego. Lo faccio. Non c'è alcun problema. Le responsabilità non ce le spartiamo tra tutti. Attenzione. Prego. Prego con la consigliere, però lei non sta in consiglio regionale, questo non si può fare qui, io non lo tollero. Scusate, allora i vigili per favore possono intervenire, io non tollero, siccome non siamo in consiglio regionale, non tollero che si parli alla porta e si urli da lì. Vi prego, ditelo, spiegatelo al consigliere, che ammonisco formalmente. Diamo inizio alla votazione, prego. Ancora. Non siamo allo stadio, consigliere De Matteis, siamo in un consiglio comunale. Quando lo faremo allo stadio, potrà fare quello che vuole. Do i risultati della votazione, 13 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, e la votazione è infruttuosa, sciolgo ovviamente. Sì, però vi siete alzati. È importante alzarsi, consigliere Mancini, è importante. No, non ci sta là, dentro si sta lì. Ci vediamo alla seconda convocazione. Buongiorno a tutti. Allora, se per favore l'ufficio può comunicare, lo dico alla dottoressa Malavolta, i nomi degli assenti alla stampa, è importante, ritengo che sia importante. Di tutti. È successo? No, non è lista di proscrizione, la gente deve sapere chi viene a fare il consiglio e chi viene così, in vacanza. Ma quale maggioranza? Ma perché non è incompatibile? Ma lo sapete che c'è sta l'incompatibilità, consigliere? Sì, saltavo sui tavoli. Ma io l'ho fatta da sempre. E l'ho fatta sempre, no. Così no. Così no. Così no. Così no e lo chiede a colonna. Piccolo un po' che...